Maestro, chiamano al retro, scusi se la stupo, ma no, sono io. Maestro, salve, buon anno a tutti! Non so se è una cosa, è vero, non l'ho chiamato, sì, il signore Paolo Capelli Bianchi me lo conferma, non so se, proprio guardare, non so, se qualcuno che magari la sta cercando, non so, lei voleva dirigere un altro brano, adesso, proprio adesso, non so se il pubblico vuole, non so, il pubblico vuole che mi dica.
non erano così gli accordi tra lei e Maestro, veramente, si ricorda? Si ricorda? Complimenti Maestro. Auguri a Carlo Roma. Buonasera, maestri. Oh, la spalla dell'orchestra, come va? Sapete che si è appena sposato? Un albergo. Cinque giorni, ragazzi. Ci si sposa anche a dicembre. E con chi si è sposato? Ha già perso la moglie dopo 5 giorni, è incredibile. È una roba. Ah, la signora qua, ma noi la conosciamo questa signora qua? Tutto in famiglia, bene, bene. Allora aspettiamo l'anno prossimo un bambino, Quindi non c'è molto tempo, 5 giorni. Bene, buonasera, oh, sindaco. Fatto finta di non vederla, perché giustamente, perché no, il sindaco dovete sapere che è la prima volta che viene questa sera. Ha sempre un pochino di timore, così, perché tutte le volte, tutti i capitani lo teniamo in ballo per fare qualche cosina, qualche gioco, qualche cosa così, ma quest'anno stia tranquillo, sindaco, che non farò nulla di tutto ciò. Anzi, ho già finito, anzi, torno al mio posto, perché mi hanno detto di essere molto più stringato, perché è una bambina gente, non avete tempo da perdere qua, giustamente. Però, volendo, si potrebbe, siccome una cosa che non è stata fatta, che abbiamo fatto cantare l'anno scorso, insomma, perché non c'era, abbiamo cantato quel mazzolino di fiore, due voci, incredibile, con il coro di qua, il coro di là, con l'orchestra, ve lo ricordate? Nessuno se lo ricorda, comunque è stato bello, anche all'estero è stato molto gradito, soprattutto dall'America, perché ovviamente i filmati sono su YouTube che girano adesso, quindi ferma più. Quindi praticamente quest'anno bisogna fare qualcosa di diverso, io ho detto non so cosa fare, non so proprio che pesci pigliare. Quindi a questo punto, visto che a Capodanno è nel periodo di circo, di magia, volevo fare un libro di magia, non l'ho mai fatto in vita mia, a questo punto, lei non la tocco, però avrei bisogno di una persona tra il pubblico che mi aiuti a fare questo gioco, che non ho mai fatto, scusate se poi non riesce, perché dovrò metterci del mio, cioè sarà un gioco a base telepatica. Signora Alessa, cosa vuol dire a base telepatica? Fatti che non a me, dice. No, io quelle cose, io ce l'avrò da fondo. Va bene, allora, sindaco, se io chiedo a lei, perché so che il pubblico qui è sempre un po' timido, e allora un grande applauso al sindaco che si offre sì, bravo, mi uscite le sale, bravissimo, guarda, io sono un foglio, se lo vuole aprire, grazie. Può leggere? Bianco. Come bianco? Ah, mi sono dimenticato di scrivere, scusate. Vabbè, integrale, questo c'è il pennarello, adesso io non lo devo guardare, ovviamente mi girerò da qualche altra parte, guarderò il ministro qui con tanti capelli, e praticamente lei dovrà scrivere, attenzione perché questa è una cosa che ha bisogno di molta concentrazione, che non è una cosa facile, ma è una cosa che si appoggia anche lei qua, perché è veramente un po' traballante, comunque. Ho bisogno che lei, tra poco, mi scriverà 3 cifre, 3 numeri, ok? Non dovrà farmeli vedere, giustamente. Sono 3 numeri dallo 0 al 9, ok? Quindi, a mio via, lei scriverà su questo foglio anche aperto, non so se si mette dove vuole, deve essere oggi qui, scriverà questi 3 numeri, mi raccomando, dallo 0 al 9, non vada oltre, Va bene? Perché hai detto, no? Perché si può anche dare a volte, c'è 10, 11, 12, poi, quindi dal 0 al 9, ok? E poi mi farà una sigla, giusto per capire che l'ha scritta lei. Io adesso mi muovo da questa parte, non guardo, lei provi pure a scrivere. Attenzione, aspetti però, aspetti, è pronto? Sì. Aspetti che non c'è un attimo, scusate. Vado. Il primo l'ha scritto? Sì. Ok. Il secondo l'ha scritto? Sì. Sempre da 0 a 9, eh? Il terzo? Grazie. Sì. L'ha scritto. La sigla. Può mettere una sigla di fianco ai numeri? E mi chiude velocemente il foglio, grazie. Il pennarello è lo stesso. Il pennarello è lo
ce lo porti via, perché guardi che l'ho pagato. No, non l'ho pagato lui, il primo apposta che ho pagato per gli anni, che veramente in telefono è una cosa incredibile. Ha chiuso il foglietto, ce l'ha lì. Me lo può mettere dentro la sua tasca sinistra, grazie. Mi raccomando, eh? Benissimo. Ok. No, devi stare qua, dove devi andare? Dopo, se no la gente dice, oh, che foglietto è volato, l'ha portato. Sotto agli occhi di tutti, attenzione. Bene, adesso ho bisogno di una persona che mi aiuti con la forza telepatica. C'è qualcuno di voi che ha la forza telepatica? No, un adulto, ho bisogno di un adulto, una donna, un uomo, quello che è, un signore. Il signore là non se la sente. Il signore là sta dormendo, ha uno sveglio. Non so, ma lei, signorina, venga qua. C'è la... Oh, la bravo, questo signore! Se la sente? Se la sente? Grazie. Come si chiama? Senti che scendo qua il microfonino, qua. Come si chiama? Nadia. Nadia, prego, posso salire qua sulla, su questa... Prego. Allora, Nadia, lei è di Gardiano? No. Perfetto, perfetto. Benissimo, lei è di Gardiano? Sì, sì. Sì, sì, sì. Bene, ok, attenzione adesso. Lei deve dare la mano al sindaco, la mano sinistra, ok, e mi dà una mano a me, grazie. Diamoci la mano, ragazzi, che qui c'è la crisi. Allora, attenzione, adesso lei deve concentrarsi, chiude gli occhi, anche se io lei controlli memoricamente i numeri che lei ha scritto, li pensi uno dopo l'altro, ma non tutti insieme, uno dopo l'altro, ok? La signorina, lei non ha visto i numeri che ha scritto il sindaco, non li ha visti, perfetto, benissimo. Allora lei dovrà sentire attraverso la mano, ok, del sindaco, i numeri che lui ha scritto. Attenzione, chiudiamo gli occhi. Si concentri, eccolo, 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 ecco. Adesso io lascio la mano, attenzione, perché poi c'è qualcuno che pensa male. Attenzione, ok, benissimo. Allora, adesso le metto la mano qua, così, tanto c'è, non è che niente di grave. E adesso lei mi deve trasmettere, io non la guardo, mi deve trasmettere col pensiero, chiudo gli occhi che lei, i tre numeri che il sindaco ha scritto sul foglio. Attenzione, è molto difficile questa cosa, signore? No, no, no. Lei ce la fa? Ce la chiara in mente? Molto bene, attenzione. Il primo arrivato. Il secondo ce l'ho qua. E il terzo arrivato. Benissimo, bene, grazie, la ringrazio. Bene, sindaco. Secondo me, lei ha scritto questi numeri. Il primo numero è, dica se sbaglio mai, lo dica chiaramente, è un 3? No, è la prima volta, scusate, io non mi sono spaventato, è un 3. Attenzione, aspetti, secondo.
è atteso la cassa numero 24. Thank you.
di Verdi e l'anno di Wagner, sbaglio? Giusto? E anche di Mascagni. E anche di Mascagni, giusto? Quindi ovviamente non può mancare un brano di questi, maestro. Cioè, adesso ho guardato il programma, ma viene tutto, però strati qua, strati là, qualcosa di italiano ci vorrebbe. Che dici, maestro? Dico che ha ragione il maestro adesso per te. Oh, finalmente una volta che dai ragione, una volta all'anno, il primo dell'anno. Ma avevo provato qualche cosa del genere. Allora, diciamo che tra i due ci sarebbe tantissima musica da proporre, però evitiamo di fare privilegi tra Wagner e Verdi. Io direi di evitare almeno i privilegi questa sera. Ok, io direi addirittura di evitare di suonare prima a casa, ragazzi. Nel senso che ci vorrebbe qualcosina per richiamare questi tre grandi nomi, questi tre grandi nomi, perché anche Mascagni è stato un grandissimo operista. O Donizetti o Bellini. Ah, c'è qualcosa che non ha nulla a che fare con questi tre, giustamente, e questo è l'animo loro, quindi giustamente. Certo, no, ma non è da molte idee, perché anche loro poi dopo si dice perché ha suonato il mio brano e l'altro dice perché no, e Verdi si rivolta nella tomba e dice ma come mai io ho tutte le cose che ho scritto, neanche una mi avete suonato. Come mai lei un microfono io? E anche questa è una cosa bella, no, ma infatti non lo può portare, guardi, sono qua, lo cinto. Pensiamo se proponiamo qualcosa di Puccini, così almeno di Puccini e Verdi. Quindi ha preparato. Ma insomma, questo mi fa presagire che lui ha preparato qualcosa di Puccini, giusto? Sì. Come la preparai? Dai, diamo la ricetta a casa, dai, forza. Allora, regia, diamo la ricetta. Comunque, cosa? Un tegamino? No, come funziona? Lui sa che non sono abituato a parlare in pubblico perché nella mia testa c'è la musica. Però pensando a Puccini, pensavo un non ti prego, maestro, io no, modestamente, modestamente io dopo il mago io mi sentirei questa sera, veramente mi sento in forma e dopo questo numero fantastico che è riuscito perfettamente direi che potrei anche cantare. Che ne dici? Se scegliessi tutto il pubblico? Secondo voi cosa vuol dire questa risposta? Che non mi piace più di cantare, c'è un retro gusto, non so, sì, ma poi che cosa è che no, vabbè, dice non ci vuole mettere mano, ho capito, va bene. Allora, se mi lascia un minutino ci penso io a trovarlo attraverso il pubblico, cosa dice maestro? Lei si mette donna però alla tenda lì, bene, perfetto. Allora, dunque, c'è qualcuno che ha cantato di voi, alza la mano, che ha cantato una volta nella vita? La bambina, poi? Il regista, certamente che abbiamo bisogno dietro la camera qualcuno, quindi non... Che voce ha il regista? Oh sole mio! Sì, sì, forse la prossima. Quindi, c'è qualcun altro che ha cantato? Possibile che nessuno ha mai cantato in vita loro? Cioè, il maestro che si è appena sposato ovviamente. Cosa ha cantato lei, scusi? Io sono sopra. Quindi la voce sarà basso, giustamente, lei è basso, giusto? Barito, ah ok, benissimo, ok. No, niente, l'anno scorso però non vi me la raccontate giusta, perché l'anno scorso avete cantato tutti a squarciagola. Tutti che cantavano, tre uno che volavano, e quest'anno non c'è uno che fa il solista, ma è possibile. Allora io vorrei scaldare la voce. Quest'anno ovviamente non si può ripetere Don Marcello di Fiore, quindi ci vuole una canzoncina che tutti sappiano e quindi io direi Heidi e direi Fra Martino Campanaro, perché questa la sala, pensate che è una canzone, un brano che hanno tradotto in tutte le lingue del mondo, in arabo, in cinese, in tutte le lingue del mondo. Quindi manca l'italiano, purtroppo. No, non c'è, c'è, lo sapete, quindi le parole sono pochissime. Un mazzo di fiori, e di qua. Che vindala. Ok, siete pronti, Siete pronti? Pronti? Allora, sì, mi raccomando, lei tiri avanti. Come scusi? Fra Martino, mamma mia, mi sono confuso anche scusate, però stanno attenti, Bravo, l'unica che è stata attenta, verrà premiata. No, sono Fra Martino, giusto? Quindi,
Fra Martino Campana. Sì, canto solo io da solo, non capito. Vi do l'attacco e attaccate, ragazzi. Sentite la nota. Fra. Sentite. Fra. Non si vuole far vedere, abbiamo un saluto alla sua popolazione, scusi, non ho capito. Salutiamo la benzina. Un signore si chiama, mi pare, Riccardo Muti. Sì. E
fece fare una provetta e poi mi invitò ad aprire la stagione lirica a Ravenna. Tito Magno, diretto da lui. Attenzione che questa è una cosa da non perdere, eh? Questo è un brano che è venuto unico, eh? Ragazzi, non vi assicurate, no, l'ultima cosa, maestro, non l'abbiamo presentato. Il suo nome e cognome? Nicola Bisaniello. Nicola Bisaniello! Credo che è la prima volta nella storia della papirologia operistica che un cantante ripeta due volte "nessun dorma". Proviamo!
tristezza nella tua fredda stanza, cuore di stelle che tremano d'amore e di speranza. Grazie Nicola, una voce veramente pulita. Thank you.
per dire solo una cosa. Questa associazione viene molto da una persona, anzi a due. Il presidente dell'associazione Alessandro Rossi, ma anche la moglie che è altrettanto impegnata quanto lui. Quindi grazie ad Alessandro Rossi.
suoni tutti e due, non potrebbe farcela, adesso con tutta questa energia addosso ce la potrebbe fare. Bene, allora vediamo un attimino il maestro Panetta, dico bene? Dico bene, per il maestro Panetta è contrabbassista, eccolo qua che adesso darà un appoggio al sindaco per fargli suonare il contrabbasso, il prima mondiale di questa. Allora questa sera veramente avete assistito delle cose incredibili, uniche, più uniche che rare. Allora vediamo che ha impugnato l'archetto, ecco, sta per tirare le frecce, sta per suonare, ecco, molto bene, ha già appoggiato l'archetto sulla corda, è incredibile, e iniziamo. Come fare una nota, magari sindaco, sentiamo, sentiamo. Non ci sentite molto, non ci sentite ancora un attimo un pochino più deciso? Perché non è una nota sola da fare, pensate che fosse loro bella se perché non si. Maestro, conti!
il sindaco. Non lo farei mai, però forse l'anno prossimo, Bene, adesso lasciamo qualche secondo, ma adesso che si è disidratato a Benigio, che ovviamente qui è molto caldo, pensare che fuori ci sono meno 10 gradi, è un caldo tremendo. Beh, io intanto colgo l'occasione, visto che il maestro si è sentato un secondino, per ringraziare tutti voi qui presenti, e ringraziamo anche la regia che manderà il video di questa serata come tutti gli anni su YouTube, quindi lo troverete non a brevissimo, l'anno scorso l'ho trovato verso Ferragosto, l'importante è stare in salute, e poi vi vedrete in diretta in tutto il mondo. Bene, detto questo non so più cosa dire, comunque maestro di film. Dica. C'è anche lui, è incredibile, c'è dappertutto, ma è come pazzesco qua nel piano. Volevo dire, posso augurargli buona Natale, buona carina a seguire tutte le vicissitudini di questa serata, che non è da tutti, avete una bella pazienza, devo dire la verità, ve lo dico subito. Bene, allora io ringrazierei anche il maestro Roman, che adesso ovviamente ci regalerà l'ultima fase di questo concerto, che praticamente è il bis col botto addirittura, ma non so se c'è ancora, ma... ah sì, ce n'è uno qua, cresceva, e non so se ce la farò alla fine, comunque vediamo. Bene, allora ancora Marcio Gerardeschi, mi raccomando, il pubblico, una piccola, visto che in tutto il mondo il pubblico sono Gerardeschi, non ci siamo, cioè è piano, è forte, non si sa quando, è facilissimo, sono due volte, sono due cose uguali, cioè il primo brano, e quindi siamo piano, poi c'è il crescendo, il forte, poi torna e vi sentite tranquilli, poi c'è l'orchestra da sole e poi torna ancora la prima fase. Quindi se vi ricordate queste cosine qua e ci sincronizziamo, vedete che verrà una cosa spettacolare da Guinness dei primati.
giusto. Chi ha comprato queste cose qua? Non ce la fa. Sindaco. Sindaco, provate, bisogna finire di vedere, se non la gente la gente va a casa triste. Allora attenzione, questa parte qui gira da questa parte e questa è mancino, benissimo. Attenzione, i tamburi quando la va, è una cosa incredibile. Scusi, allora